Ragazzi, soltanto tre giorni di tristezza, perché poi il sepolcro era... Com'era il sepolcro? Era vuoto! E allora, questa è la nostra salvezza, vogliamo sulle mani! Sì, siamo tutti in Galilea! Non è qui, colui che voi cercate non è qui, ma non temete e correte, annunciate a tutti che non è più qui. No! Non è qui, colui che voi cercate non è qui, ma non temete e correte, annunciate al mondo che non è più qui, perché ha vinto sulla morte ed ognuno lo vedrà, lui ci aspetta come allora in Galilea, ti vedo. Insegnaci ad amare, resta qui, che nonostante sia già notte, anche il buio si fa luce se sei qui. Nel tuo amore si è compiuta la nostra libertà, col tuo sangue hai redento ogni colpa. Ti vedo già, sorridendo che incontro ad ogni cuore che ti cerca. Thank you.
volevamo ringraziare la pastorale giovanile, la diocesi, tutte le persone che hanno fatto in modo che fossimo qui. Vogliamo ringraziare tutti i sacerdoti che ci sostengono e pregano per noi. Vogliamo ringraziare le sorelle che sono meravigliose, sono stupende ed indispensabili. Ringraziamo tutti i giovani, i volontari, tutte le persone che fanno del bene al mondo. Noi vi ringraziamo. Ringraziamo alla tastiera Roberto Sasso, operaio del cantiere. Alla batteria l'operaio Emilio Borgo. Al basso l'operaio Davide Capitano. Alla chitarra l'operaio Giuseppe Di Nardo. Salutiamo Mauro e tutti gli operai che stanno lì dietro al bancone. Grazie. E soprattutto salutiamo il più grande operaio, quello che mette tutti insieme, perché nulla è a caso. Lui impasta il cemento. Ragazzi, facciamo un applauso a tutto il cielo. E noi ci stiamo preparando. L'operaio Antonello Armieri. Subito dopo, so che c'è il momento più importante, più bello della giornata, ed è l'incontro personale con il Signore. Ci sarà sicuramente senz'altro qualcuno che ci spiegherà come procedere, però noi siamo prontissimi per avere questo momento, questo incontro bellissimo con chi sa tutto di noi, per cui possiamo parlare con Lui, possiamo dialogare con Lui nel nostro cuore. Ci sarà la Santissima Adorazione. E per concludere, salutiamo il nostro ufficio stampa, l'operaia Nadia Macri, grazie!